Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Twitch Gamer 89. Siamo tornati qua su un nuovo video di Fortnite. Prima di iniziare, datemi per favore questa opportunità. Signori, il 15 settembre alle ore 16 al Cinecittà World, dove l'abbiamo fatto l'altra volta, Ciccio Gamer 89 live show. Signori, biglietti in descrizione. Questo è il primo video ufficiale dove annuncio lo show. Già i biglietti sono in vendita in descrizione, ragazzi. L'ultima volta il teatro è stato venduto tutto in meno di 8 giorni. Quindi chi deve venire, chi vuole venire, consiglio di acquistare subito. Però, se dovessimo fare nuovamente sold out, cosa che non è sicura, lo faremo un altro show anche domenica. Quindi chi deve comprare i biglietti, li compri. Se facciamo sold out, venderemo anche i biglietti per domenica. Quindi signori, mi raccomando, chi non viene non si sa che perde, perché sto portando delle modifiche allo show veramente impressionanti. Signori, battaglia reale. Io sono proprio contento, ragazzi. Preparatevi, perché poi arriverà a Napoli, arriverà un botto di bella robetta. Signori, negozio non c'è niente, c'è il puro sale, anche perché tanto l'hanno aggiornato. Vedi, gli hanno messo la faccia quella scema. Vabbè, signori, paracadute sulle spalle e let's go. Madonna, ci c'è che brutta la roba di show. Madonna! Ragazzi, ci siamo. Allora, io potrei anche andare a rapide rischiose, ma sinceramente questo Borgo Bislacco, che è tutto tranne che Borgo Bislacco, mi interessa un po' di più. Quindi belli cattivi, belli gagliardi, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di buono. Dai, scendi in picchiata. E poi ce ne andiamo per di qua. La gente va pure un botto lì, ma in realtà anche di qua, quindi non è che in realtà ci sta. Se andavo a sinistra ero più contento. Però, allora vediamo se qua siamo fortunati. Allora, fortunati. Mi sembra di sì. Cioè, mi sembra che siamo fortunati. Questa la bevo. Quell'altro gli ha detto una sfiga, regà, pazzesca. Cioè, lanciarazzi così sfonato alla brutazza. Vaffanculo, mamma mia, che cazzo stiamo a parlare, ragazzi. Ci provo, va. Carino. Adesso io non voglio dire, ma secondo voi non è un po' troppo esagerato tutto ciò? Secondo me sì. Vediamo. Sta qua sotto. Ok. Tutto stronzone. Allora, questo no. Sapete che c'è però? Anche a me, di tenermi quell'altro non me ne tiene, perché non mi piace proprio. Cioè, non credo sarà mai ottimo quel lanciarazzi là. Ok, allora mi bevo sta roba qua e poi io proverei ad attaccarlo ferocemente. Ok. E fino a qua tutto a posto, no? Vediamo se è rimasta troppo. No, non è rimasto niente.
Sto lanciarazzi sarà particolarmente utile, questo sì. C'ho anche il P90 leggendario, no che... Insomma, un po' troppa roba, oserei dire. Porca mignotta, raga. C'è un'altra roba, no? Allora, questo me lo tengo. Lanciarazzi me lo vorrei tenere. Mi tolgo il P90? So che molti di voi adesso mi stanno odiando, lo so. Ma è semplicemente per giocare in modo differente rispetto alle altre volte. Lascio il P90, ragazzi. Tanto l'hanno nerfato, non è più il P90 che abbiamo conosciuto tempo fa, eh. Sì, è un'ottima arma, però lasciare un lanciarazzi. Poi questo qua è... Di solito io non lo uso, il termico. Però, è, ripeto, è per dare un po' di differenza fra video e video, modo di giocare, proprio gli stili. Vedi, adesso mi potrei prendere questa bella Thompson che spacca i grandi culi. Potrei farlo, assolutamente. Quindi, delle volte è tipo se mi depotenziassi. Cioè, pensateci, effettivamente è tipo depotenziarsi per far uscire dei video un po' particolari. Poi magari non le uso mai ste armi, però, cioè il termico magari non lo uso, però l'intenzione è quello di usarlo un minimo. Spero che abbiate capito il mio concetto. Allora, io ho visto gente jumpare. La slurp l'hanno cambiata. Mi sembra che mi ha dato 75 di scudo. Vabbè, no bad. Materiali sì, ne ho. L'M4 l'hanno ripotenziato per fortuna. Quindi andiamoci a prendere un po' di legna. Allora, probabilmente... Niente, poi è andato. Anche se so con questo colpo mi sembrava di averlo hittato per bene, Però probabilmente non era così. Siamo rimasti già in 23, ragazzi. Cioè, ditemi voi che cazzarola di lobby. Io vorrei sapere se buttano tutti. Perché a Pinnacoli l'altra volta siamo scesi con la compagnia dell'anello, non c'era nessuno. Boh. Scusate, scusatemi. Adesso io me la son giocata bene. Lui che se l'è giocata di merda, non... Mo andiamo a minimizzare quello che ho fatto io per colpa di un cretino. Mi sembra tanto giusto a me, Anche se secondo me per come gira la situation sta cazzo de coso. Vado a coprire il lanciarazzi. Io in realtà in questo momento ho veramente troppa roba in mano, ragazzi, non va bene. Mi mancano le bandage, mi manca tutta sta roba qua. Cioè quello saltava ma non sparava, non ho capito per che cosa. Cioè la gente mi fa preoccupare per niente. Gente strana, probabilmente. Quindi non ho medikit, non c'ho niente, raga. Ok, dietro di me. Un bel 74. Io l'ho regalato. Thank you.
Ok. Beh, non è andata male, eh. Questo era già un pochino più tosto. Purtroppo ho sprecato un botto di roba utile. Medikit, cose, non c'ho niente, vede? Questa è la puttanata. Allora, perché la roba qua si è ricoperta. Vabbè, sai che c'è? Io sono scemo. Ah, ok, ho capito. Mi è arrivata una notifica, non so se l'avete sentita. Quanto mi manca? 15 secondi. Allora, sai che faccio? Sai che faccio? Me ne vado. Non dovrei prendere danno in alcun modo. Posso passare pure sotto al magazzino ammuffito, ragazzi. Perché se trovo degli scudi me li vado a prendere. Poi appena esco dalla safe mi tiro il medikit. Diciamo che l'idea di base è funzionale. Mo' bisogna vedere se riusciamo a metterla in pratica. E poi tra l'altro, sì, va bene tutto, ma veramente ho pochissimi, pochissimi materiali. Anche è vero che esco in una zona ricca di roba. Poi vedi, ci sono passato apposta qua perché comunque so che ci sono i porcini. Finché nessuno mi spara mentre prendo i porcini, a me va bene. Poi mi sparo il medikit e ritorno bello cattivo. Tanto c'ho il tempo anche di lootare in realtà. Magari se non rompo gli alberi sarebbe tutto di guadagnato, Mirko. Perché magari ce n'è uno dietro e sarebbe un po' un problema. Vabbè, comunque non è che ho proprio pochissimi materiali, eh. Cioè, quindi posso andarmene anche sopra e vedere se tante volte c'è qualcuno. Vediamo, eh. Per il momento no. Siamo rimasti comunque 9. Non è facile come sembra, eh. Non è facile come sembra, assolutamente. Trentasette io l'ho fatto. Non è facile, anche perché quello mi sembra che è un orsetto. Scusate, ma sentite, l'ho portato indietro per un po', però adesso non mi sembra proprio il caso. Sono riuscito a salvarmi la vita in un modo incredibile. Quella cosa della trappola o non ci penso o a me non succede mai. Ma penso più che sia una cosa mia che non ci penso, tutto qua. Questo non era male, però raga, ho giocato bene pure io, dai. Ho giocato bene anch'io, per a dirlo. Me lo dico da solo per incoraggiarmi, non perché mi voglia vantare con voi, eh. Tipo, dai, dai, che ce la fai, sei forte, vai, vai, che spacchi in faccia a tutti, vai, ciccio. Roba del genere. Probabilmente non si aspettava che io mi ributtavo subito addosso a lui, invece ho capito che bisogna essere molto aggressivi ultimamente su Fortnite. Un botto proprio, raga. Un botto aggressivi.
Anche perché vedete che in realtà la gente ha combattuto un botto, eh. Uno ci è crepato, male, tra l'altro. Mi stava per fare una maniera incredibile, bravo, vorrei farlo pure io quello là. Ok. Purtroppo non ho jump, non ho niente. Potevo fare qualcosa in merito sicuramente, ma ok, sono qual è il problema? Sicuramente l'avete visto qual è il problema. Che qualcun altro mi ha sparato, quindi non posso giocare come vorrei. Raga è morto. Ha sbagliato l'atterraggio pure lui. Raga. Raga. È così. Una volta io, una volta lui, eh. Va bene, va bene, va bene. Almeno me la sto giocando, dai. Almeno questo, sono contento. È che non è facile giocare così, raga, eh. Non è facile giocare così, eh. Questa dovrebbe essere roba mia. Secondo me, raga, ve lo dico, il cecchino sarà fondamentale, quindi io mi voglio lasciare il setting così. Materiali non ne ho tanti. Ok, qualcosa ho ritrovato. Comunque tutti a me, eh. Va bene, tutti a me. Va bene, va bene, va bene. Ah, bello qua che è aperto. Allora. Oh, comunque lo Scar, pensavo togliesse molto di più. Mi sembrava di hittarlo a bestia, ma non mi moriva con lo Scar. Poi tanto ho detto, vabbè, tanto ormai sto in fight con lo Scar. Che faccio? Mi fermo? Mi fermo per fa che? Per morire? Qualche materiale ce l'ho sicuramente. Cioè ce l'ho, non è che sicuramente ce l'ho. Sperando che sopra che qui sopra non ci sia nessuno.
Vediamo, eh. Sta tipo sugli alberi. Il problema è che... Bravo, bravo. Vai, vai, vai negli alberi, vai. Brutto stronzo. Allora, io so che lui sta sugli alberi. D'accordo? Porcazzo, sta sugli alberi. Il problema è me ne manca uno all'appello, ragazzi. Il problema è me ne manca uno e probabilmente ce l'ho qua. Ok, sul fatto della safe... Non è un grande problema, ve lo garantisco. Potrei zompargli sopra, ma... Vediamo, eh. Infatti quello è morto. Oh, cazzo, raga, perché mi voglio fare sempre le cose troppo complicate? Sei di vita! Sei di vita, li portacci tua, sei di vita! Che buce di culo questo, che buce di culo! Ma che culo di... Ah, raga, sempre così mi rimangono. Ve giuro, raga, mi rimangono sempre, sempre, sempre così ultimamente. Ah, vabbè, vabbè, non potevamo sempre vincere. Cazzo, sei di vita. Signori, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Se non sei iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento. Al prossimo 89. Sei di vita! Non ci voglio credere.